Shoryuken! Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video parlando di, però non è solito parlando di personaggi, anime, eccetera eccetera eccetera. Riprenderemo la serie che stiamo parlando da un bel po', ossia il terzo video della serie Saint Seiya. Stiamo scalando un po' i personaggi delle 12 case. Essendo il terzo video, ci siamo fermati a Gemini. Ok, stasera abbiamo come ospite Kevin, il solito buon vecchio Kevin. E vi saluta col colpo segreto del cavaliere d'oro della seconda casa, Great Horn. Va bene, bellissimo. Ok, l'altro ospite è Dimitri. Guarda, io non so te, ma il nostro Mr. Great Horn lo sparerei nella Northern Dimension e risolviamo il problema fino a domani. Comunque, signori, buonasera. E Fish. Buonasera a tutti, come va? Ma se volete il problema di Kevin lo risolvo io. Due roselline rosse, ce lo togliamo via. Come si chiama l'attacco delle rose rosse? Ovviamente si chiama Royal Demon Rose. Ok, praticamente manca il mio attacco. Il Sacro Leo. Se mi ricordo bene era Sacro Leo. Aspetta, spiegami una cosa. Vuoi il variante o vuoi quello classico? Hai ragione. Meglio quello là con tutti gli attacchi. Perché quello in italiano purtroppo quello in italiano in italiano è sempre Sacro Leo, ma tecnicamente sono due tecniche totalmente differenti. Sì, quello con multiraggio oppure quello lì solo colpo secco. Il multiraggio è il Lightning Plasma, mentre quello a sfera è il Lightning Roar. Ok, allora facciamo una cosa, per evitare confusione eccetera, esplosione galattica. Galaxon Explosion. Oppure Dark Dimension. No, quella è la Another Dimension che gliel'ho già lanciato io. No. Esatto, l'abbiamo già utilizzata. Allora io uso il triangolo delle Bermuda. Golden Triangle. Comunque qui mi si colpisce sempre spesso e volentieri. Vergognatevi tutti. Tutti a picchiare Kevin, vai. Oh yeah. Ma ci sarà un buon motivo, facciamoci le due domande. Se volete tornare al saluto classico, quello che sfide ama tanto. No. Evita anche, non ti preoccupare, non mi offendo. E io lo dico, possa il tuo cuore essere la tua chiave guida. Vabbè, io odio Kevin, questo lo sapete già, quindi è inutile continuare. Ok, dai. Abbiamo fatto abbastanza i coglioni. Li abbiamo anche rotto. Quindi iniziamo un po' a parlare del tema principale di questo video. Allora, perché siamo qui? Siamo qui per parlare di Saga di Gemini, alias Arles. Ok, allora, il cavaliere è arrivato. È arrivato il cavaliere. Ok, allora, vittima o carnefice? Secondo voi, Saga, dove lo si può rapportare? Saga a parere allora, mio. Dimmi Fish. No, tranquillo. Saga a parere mio è un po' una vittima. Perché comunque ci sono questi ultimi, si fa per dire, nuovi piccoli manga di Kurumada, dove la storia di Saga viene spiegata e lui è posseduto da uno spirito, un lemure chiamato, che viene, non so se creato o richiamato, dalla Dea Ker, che sarebbe la sorella di Thanatos e Hypnos. Quindi lui comunque è posseduto da questo spirito e di conseguenza agisce in maniera
diciamo così, un po' malvagia per colpa di questa situazione, quindi in questo caso è una vittima. Saga rinchiude Canon, il fratello gemello, nelle prigioni acquatiche in un certo senso, perché lo si può vedere che passa, che si alza di un metro il livello del mare e muore affogato. Perché Saga rinchiude il fratello in quella prigione? Allora, quell'evento succede principalmente perché Canon di Gemini, che ai tempi era totalmente cattivo, voleva principalmente ribaltare il potere che Atena aveva sulle loro vite. Il problema è che Saga, ai tempi, ancora totalmente conscio delle sue azioni e senza che nessuna maledizione dei gemelli, che a quanto pare è stata spiegata nel manga di recente, lo colpisse, lui cosa fa? Lui praticamente per buon senso ha messo il fratello in questa prova, che era di riuscire a sopravvivere in questa prigione invocando l'aiuto di Atena. Questo qua era il piano di Saga, cioè lui l'ha fatto per coscienza e perché comunque voleva bene al fratello, perché gli augura anche di riuscire a ritrovare il senno. Quindi, ok, può sembrare crudele, ma l'ha fatto per il bene di Canon, in fin dei conti. Che poi Canon capisca il cazzo, quello è un altro paio di maniche. No, la domanda è questa. La domanda è questa. La faccio a Kevin. Se Canon è considerato del tutto malvagio, ok? Quindi, la malvagità, la cattiveria, il lato oscuro... risiede anche in Saga, essendo un gemello. Allora, Saga prevalentemente è più orientato sul lato sereno delle stelle, senza che di norma la sua personalità oscura emerga. Tale personalità, però, come detto da Afrodite, emerge quando il demone Lemure prende possesso del suo corpo, obbligandolo a un cambiamento lievemente fisico e molto pesantemente sul punto di vista mentale. Tutto ciò per portare in vantaggio Hades durante la prossima guerra sacra tra lui e la dea Atena. Infatti la dea Kera ha messo questo demone all'interno di Saga, ma poteva colpire benissimo anche Canon. È stato il demone a scegliere quando i due erano neonati, insomma... L'obiettivo di questo demone era portare scompiglio appunto tra le file di Atena. Quindi questo lemure è entrato dentro Saga quando erano neonati. Sì, esatto. Ok, quando... perché... Allora, no, la domanda è questa. Perché allora non dentro Canon, che era molto più semplice da controllare, essendo malvagio? È un caso, è stato probabilmente un caso. Poi adesso non so se... la storia del lemure sia applicabile per ogni generazione di Saint, ma che io ricordi gli stessi Defteros e Afteros avevano lo stesso problema, che uno aveva il cosmo buono e malvagio che coesistevano e l'altro invece era solo aveva il cosmo puramente buono o puramente malvagio. Adesso non mi ricordo perché dovrei rileggermi lo Scanavas, però questa cosa è proprio una ricorrenza dei Cagliari dei gemelli. Comunque anche in Lost Canvas uno dei gemelli viene in qualche modo plagiato. Ora neanche io mi ricordo, in effetti dovrei rileggere quella parte. Però anche uno, lui viene un allora, po' uno era morto, ma uno era morto ed è stato riportato in vita da Hades. L'altro invece aveva proprio i due cosmi separati, ma nonostante tutto ha sacrificato la sua vita per salvare l'altro fratello. Che poi sì, è stato modo, ucciso sì. Che poi è stato comunque ucciso da Hades, essendo che comunque essendo un'anima reincarnata era comunque sotto i pieni poteri di Hades. In definitiva che... sì, in Lost Canvas la storia è simile ma anche un po' diversa, è un po' particolare, però secondo me hanno voluto un po' ricopiare il fatto dei due gemelli, uno malvagio, l'altro magari no, e questa dualità la copiano un po' troppo a parere mio, diventa un po' poi la solita storia.
Allora, ma non è tanto la solita storia, il problema è una questione tanto di coerenza del personaggio, perché se tu fai un i Cavalieri Gemelli con una costante, è stata fatta come per la costante dei Cavalieri di Pisces che combattono con le rose. Cioè ogni Saint comunque ha una sua costante per quanto riguarda il mondo di Senseiya. Per esempio, ci sono le rose di Pisces, i cavalieri di Aries sono tutti alchimisti, i cavalieri di Cancer, no vabbè, quelli di Cancer no perché sono tutti uno più diverso dall'altro, però vabbè. I Però cavalieri sono di tutti... Cancer sono molto molto particolari, in effetti, se prendiamo Sono Next anche molto... Dimension. Quello di Next Dimension non me lo ricordo poco, ma mi ricordo che aveva una faccia da culo. Sì, guarda, è un personaggio che definirei assurdo. È un giocherellone, un po' stupido, alla fine però si dimostra anche furbo. Non si capisce se è buono o se è cattivo, cioè veramente fa veramente confondere. La Sì. di Manicordo? No, 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 Manigoldo è lo quello Scalfast. e Manigoldo invece è un cazzaro olimpico, però che a modo suo ha sempre mostrato di essere un buono. Sì, Manigoldo sì, è molto Manigoldo è un sicuro, fa quello che cazzone, chi vuole. dice il contrario mente. No, È Manigoldo è vero fantastico. il contrario. Sì, ma per carità, io voglio un bene nell'anima a Manigoldo, però dai, ragazzi, chi mi dice che non è un cazzone davvero mente a se stesso? Perché No, lo uno è. che arriva davanti a Thanatos, mettendogli il piede sul tavolo e guardando dall'alto al basso solo per dirgli: mo ci pigliamo a cazzotti. Più badass e stronzo di questo, cosa ci deve essere? Scusate. Ma poi il pugno che Manigoldo tira a Thanatos e guarda poi il suo maestro col sorriso e dice: uno glielo ho tirato. Cioè, dai, ragazzi, è un momento Una volta epico l'ho quello. colpito. Mamma mia, lì tanto onore, signore al caro Manigoldo. Rimaniamo sempre in È vero, tema Manigoldo, teniamocelo per altre cose. Gemini Saga. Allora, la domanda è questa. Arles, che sarebbe la controparte di Saga, sarebbe potuto nascere comunque da Kanon. Potrebbe essere, in effetti, Canon comunque aveva un lato più negativo. Ora però dobbiamo dire che a parere mio Canon è molto più onesto e lo mostra molto più chiaramente. Non è ipocrita come altri personaggi che tendono comunque a mostrare solo lati positivi. Lui comunque dice quello che deve dire e fa capire perfettamente quali sono i suoi piani. Però sarebbe potuto esserci, però non così, con tutta questa differenza tra negativo e positivo. Secondo me sarebbe stato più un mix. Tra Arles, che sarebbe Saga malvagio, e Kanon, chi è più malvagio? Kanon, ovviamente Bella parliamo domanda. quello lì della saga di Nettuno, quindi Kanon con Sì, l'armatura di abbastanza Dragon. ovvio. Sì, allora, Vediamo. se devo andare su una strettamente di logica a livello della lore, io oserei dire comunque che Kanon risulta essere più malvagio perché è pienamente cosciente delle sue azioni ed è comunque lui che provoca il risveglio del lato negativo di Arles, in suo fratello. Lui quindi, senza contare che lui ha comunque orchestrato il risveglio di Nettuno con tutto quello che ne è conseguito per quello che riguarda Asgard, per quanto non canonico, e gli eventi comunque dei generali degli abissi. Sì, è comunque stata puramente un suo piano orchestrato fino a che Nettuno non si è risvegliato per colpa della Golden Arrow che gli è arrivata in testa. Concordo, perché Kanon in tutto si è beffato di una divinità e dei suoi cavalieri realmente fedeli.
Anch'io sono d'accordo con voi. Kanon è cosciente, per questo secondo me è più malvagio. E poi comunque Saga, nella storia, nelle vesti di gran sacerdote, lui non vuole distruggere il mondo, non vuole conquistare il mondo per sé. Lui lo dice più volte che comunque vuole avere un mondo che lui può controllare per avere un mondo ordinato, un mondo dove ci sia qualcuno che possa garantire giustizia, ordine senza caos, Ordine. senza confusione. Lui alla Sì, fine vede vabbè, ma Atena. per il suo, come posso dire, il suo punto di vista di Interesse. ordine, sì. No, è proprio per una questione di punto di visione. Per il suo punto di visione, lui comunque vuole imporre un nuovo ordine mondiale. E Sì, quello lì è esatto, il un motivo po' di da Arlet. dittatore. Perché Sì, un in po' fin dei dittatore, conti. ecco. In fin dei conti, il mondo è comunque nel caos, perché come abbiamo detto l'altra volta, i Saint Seiya sono ambientati in un post-apocalittico, quindi guerre su guerre. Ecco perché i Saint Seiya fanno la loro ascesa in campo. E poi Quindi, comunque noi siamo. essendo che ci sono guerre e conflitti, c'è bisogno di un ordine da parte di un ente, un'entità superiore. Quindi chi meglio di un cavaliere d'oro può sostituire un imperatore? Infatti ci sono altri cavalieri d'oro che seguono. Ora, certo, nel manga e nell'anime ci sono delle differenze, però ci sono alcuni che seguono comunque la figura del sacerdote, nonostante lo vedano, diciamo, un po' più sul negativo, un po' senza scrupoli, ma lo seguono perché sono si convinti che questo sacerdote abbia, la forza necessaria per governare tutto e non si fidano di Atena. Atena è una ragazzina, va piangendo sempre, si mette nei guai, cioè non ha, e poi è piccola all'inizio, quindi comunque non ha molto senso dare fiducia a lei. E invece, il sacerdote è un uomo di esperienza, secondo loro. Quindi. E ti dirò di più, se tutti i cavalieri d'oro avessero saputo che Atena ha la propensione a farsi rapire, una volta sì e l'altra pure, tutti si sarebbero schierati con Saga, secondo me. Molto probabile. Vorrei analizzare un attimo una scena. Dopo ritorno sempre sullo stesso punto quando Kanon viene rinchiuso. Quando Saga rinchiude Kanon e gli dice che per il suo bene, perché vede la malvagità nel suo cuore, nel cuore di Kanon, e quando egli si sarà purificato, lo tira fuori dalla sua prigionia. Kanon, ridendo in maniera malvagia, dice che in Saga c'è più malvagità che in lui. Ma perché Quindi probabilmente ha Kanon, aspetta, percepito, fammi finire, probabilmente ha percepito il lemure o come si chiama. ok, ma fammi finire un attimo il discorso. Quello che dico io, dico: Kanon sa che in Saga c'è della malvagità e gli rinfaccia che è più malvagio di lui. Ok, quello che dico io, dico, Saga è a conoscenza di questo particolare? La sua malvagità, intendi? Esatto, sente che dentro di lui c'è della malvagità, sa che c'è qualcuno che vuole prendere il sopravvento dentro di sé. Dimitri, Saga. ti muti perché c'è del suono. Sì, Saga Ecco. sì, Saga ne è consapevole, Quindi lo dice più volte anche. sia Kanon che Saga sono consapevoli fin dall'inizio che Saga è più malvagio di Kanon. Secondo me sì, comunque Saga si rende conto di questo lato oscuro. Consideriamo anche che Saga viene definito come un uomo amato da tutti come un dio, perché è nobile, buono, purissimo. E quando infatti lui va nello Star Hill e parla con Shion, gli dice io sono amato, eccetera, eccetera, poi Shion gli fa capire che lui comunque ha un lato malvagio e lui lo ammette. Dice come hai fatto a capirlo? Cioè ti sei reso conto di questa cosa? Perché comunque lui tenta di nasconderlo, ma ne perfettamente consapevole, che poi non sa se questo lato malvagio è nato con lui o qualcuno gliel'ha iniettato tipo siringa, questo è un altro discorso, questo non lo so. No, infatti la domanda è questa, dico io, dico, come fa
l'armatura, perché sappiamo che le armature d'oro, o meno le armature in generale, scelgono il loro possessore. Come fa l'armatura di Gemini a scegliere Saga invece di Kanon? Cioè, Saga ha maggior controllo sulla sua doppia personalità, possiamo chiamarla così. Per quanto Gemini, per quanto Saga, lui sia consapevole che lui alberghi un lato malvagio e lui comunque cerchi di nasconderlo, il suo cuore comunque è puro. Invece l'armatura, come abbiamo visto nel caso di Cancer, percependo l'oscurità di Kanon, l'armatura si è rifiutata di farsi indossare dal suo gemello, che non aveva comunque quell'altalenare. Perché Il cuore di l'armatura Kanon inoltre percependo era molto più incasinato. perché l'armatura stessa ha percepito che Kanon non era affatto fedele alla dea Atena, mentre il fratello, per quanto ci fosse malvagità nel suo cuore, lui seguiva la volontà della dea ed era predisposto a lottare per lei, ed è per questo che è stato scelto Saga al posto di Kanon. Tra le altre cose. Questa è una domanda un po' per esperti, perché non tutti mi saprebbero rispondere. Come fa Saga, o almeno Arles, perché in quel momento è Arles, a prendere il posto del sacerdote? Ah sì, questa la so. Ah, la so anch'io, sì. Non Allora. so chi vuol parlare, dillo tu, Allora, Simone, per dillo tu quello che chi deve ricordo io parlare. dell'opera originale, per quello che riguarda Saga e Shion, erano sempre stati visti molto vicini, quasi al limite di fratelli, per quello che io ricordo. Poi non so se è stato dato dettagli maggiori in seconda sede. La mia memoria mi riporta comunque che Arles era comunque visto come fratello del Gran Sacerdote, forse proprio perché Shin cercava di aiutare Saga a contenere questo suo lato malvagio. Questo secondo me c'è un po' di confusione con l'anime, perché la figura di Arles nel manga non esiste. Il manga è molto più diretto, c'è Saga, c'è Shion, e quando Saga non viene scelto come successore da Shion, lui va nello Staril e uccide semplicemente Shion. Comunque Shion è anziano in quel periodo, quindi sicuramente per quanto sia forte, meno forte di Saga, e quindi lo uccide e si sostituisce semplicemente a lui. Quindi gli altri credono che sia sempre Shion, questo nel manga però. Nell'anime poi hanno creato questa figura di Arles, infatti hanno dovuto creare anche questa piccola storia di Capricorn dove si è creato il personaggio in sé di Arles, che era un cavaliere d'argento che poi viene ucciso lui da Saga, e Saga, prendendo possesso dell'identità di Arles, poi uccide anche il sacerdote. Come avviene l'uccisione? Cioè, c'è uno scontro oppure tipo lo pugnala alle spalle? Posso dirlo io? Vai, Sì, prego, rispondi. prego. Vai, rispondi, Kevin. In pratica, a causa degli eventi precedenti, Saga aveva provato già da prima ad attentare la vita del sacerdote travestendosi da soldato di Nettuno, soltanto che viene fermato da un Capricorn che aveva risvegliato da poco Excalibur e quindi era riuscito a ferirlo. Allora, il vero Arles, notando che comunque quando Saga era rientrato dalla sua tunica proveniva del sangue, l'ho preso da parte dicendogli: Saga, so che sei stato tu ad attaccare il grande sacerdote, io non ho ancora detto a nessuno, ma tu ti devi pentire di quello che hai fatto. Allora, Saga, dopo aver avuto la conferma che effettivamente il braccio destro del sacerdote non aveva detto nulla a nessuno, gli ha scagliato addosso l'esplosione galattica uccidendolo e si è sostituito a lui. Allora, io sinceramente ammetto che è un po' che non rivedo Saint Seiya, ma giuro non mi ricordo questa scena nell'anime. Saga No, di non cos'è è nell'anime. questa. Quello che stavi dicendo, Kevin. Scusa se ti ho interrotto, Kevin. Prego, Ma vai, vai. dicevo, come appunto ha detto Afrodita, questa cosa non proviene dall'anime, ma da un fumetto creato dalla Toei. Ah, Sì, dallo spin-off, l'originale. ok.
Sì, è stato fatto apposta per dare un senso al personaggio di Arles, perché è stato creato Arles e poi giustamente non c'era una storia dietro di lui. Per cui hanno creato questa piccola storia con Capricorn e hanno creato il personaggio di Arles. No, ma nel manga originale è diverso, semplicemente Saga dà un pugno a Shion nel petto e lo uccide molto facilmente. Mi sembra che nel fumetto appunto della Toei, Arles era stato anche il cavaliere d'argento dell'altare. Esatto, sì. Questo Giusto per fare rimandi a quello che poi è stato lo Scanavas. E sempre lì dicono che da sempre il cavaliere d'argento dell'altare aveva un suo ruolo nella gerarchia di potere con il grande sacerdote, perché era il suo braccio destro. Però in questo caso hanno fatto anche diciamo, l'errore di dire che poi comunque Arles, come cavaliere d'argento dell'altare, diventi grande sacerdote. In realtà è sempre un cavaliere d'oro, viene detto nel manga classico, è sempre un cavaliere d'oro ad essere scelto. Però siccome Arles era molto amato, ben voluto ed era molto abile, quando teoricamente il falso Arles diventò poi sacerdote, nessuno fece problemi, gli altri cavalieri d'oro lo accettarono senza problemi. Quindi questa è stata la scalata, ovviamente nella storia che hai detto tu, Kevin, quella che hai detto prima. Soprattutto perché, come ribadito già più volte, Shin reputava il vero Arles più di un amico, lo reputava al pari di un fratello, come già era per il Cavaliere d'Oro di Libra. Ciascuno, quindi faccio una domanda. Allora, la faccio a te, Afrodite, così partiamo un Vai. po' in ordine. Arles, nel combattimento finale contro i cavalieri che si tiene ai piedi della statua di Atena, dice con orgoglio, con supremazia, che Gemini è più forte di un cavaliere d'oro perché ha il doppio cosmo. Dimmi tu, è una cazzata No. del doppiaggio oppure è un adattamento sbagliato oppure non lo so, dimmi tu. Allora, guarda, ti dico semplicemente che per quanto il doppiaggio sia meraviglioso, purtroppo il doppiaggio non aveva molti dati certi su cui basarsi, quindi è stato molto adattato, è stato creato al momento. Questa cosa del cosmo doppio è per me una stronzata pazzesca, cioè non ha senso, non è possibile. Saga è un cavaliere d'oro come gli altri, ha un cosmo potentissimo come gli altri, ma doppio non ha alcun senso. Che il suo segno sia doppio è un conto, ma il cosmo doppio non è Però, illogico per me. allora perché i Cavalieri d'Oro non sono propensi ad attaccarlo? In quella scena, ma guarda, questo ti posso dire che quello che mi ricordo io, i Cavalieri d'Oro vogliono in qualche modo attaccarlo, però mi sembra che sia Mu, se non sbaglio, che li ferma, perché lui comunque sta combattendo contro i Cavalieri di Bronzo. E considera anche che sono questioni di sceneggiatura, perché i Cavalieri di Bronzo dovevano essere tutti, compreso ovviamente sempre solo Seiya, e dovevano essere i protagonisti e comunque sconfiggere il male. Quindi per questo in qualche modo non li hanno fatti entrare. Poi considera, se si ci mette, che so, uno Shaka e una Yolia contro Saga, cioè, Saga per quanto sia forte non è che può resistere tanto, quindi sarebbe comunque stato, il combattimento sarebbe stato molto corto, subito. Ok, quindi dici tu è una cazzata. Una cazzata mastodontica, più grossa della statua di Atena. Ok. Allora, passiamo ad un'altra domanda. Ti faccio un po' questa domanda, Dimitri. Dimmi tutto. Arles, Saga, Gemini,
diciamo Gemini, ok? È un cavaliere 4D. Allora, qua è puramente power scaling. No, non è un personaggio 4D, è un personaggio che ha il suo pieno potenziale, contando anche Next Dimension e i vari spin-off, Episode G e tutto, che comunque è estremamente molto più potente di quello che vedi nella saga classica nel complessivo. No, Perché comunque. ti spiego un attimo che significa 4D per me. Dato che apre le dimensioni, anche se apre una dimensione oscura, quindi senza una meta, senza niente, comunque apre un varco di un'altra dimensione che, come puoi ben vedere, è una galassia, che ci sono pianeti, stelle. Quindi Ma quella è una automaticamente. rappresentazione, quella è una rappresentazione. 4D nell'effettivo, per quanto concerne la scienza e tutto, si va a intendere un personaggio principalmente in grado di manipolare pesantemente la struttura spazio-temporale. Saga non è in grado di fare questa cosa qua. Ti spiego più che altro. Uno, perché apre dei varchi dimensionali, come hai potuto ben vedere, e poi esplosione galattica. Tu puoi vedere che lancia addosso praticamente dei pianeti. Quindi, non è solo una rappresentazione del colpo, lancia addosso veramente dei pianeti. Quindi, i pianeti dove li va a prendere? Li va a prendere da una galassia. Quindi No, automaticamente allora, lui. no, qua ti fermo, qua è molto frainteso. Allora, lui praticamente quando crea il Galaxian Explosion, lui praticamente cosa fa? Condensa l'energia equivalente di quella che sarebbe un pianeta in fase di collasso in quello classico, ma in realtà è l'energia di una galassia in fase di collasso. E questo quantitativo equivalente di energia lo spara addosso, facendo che sembra che a vista, per chi lo subisce, se lo vede arrivare come quei pianeti che stanno collassando, pianeti e stelle che stanno collassando. Quindi È dici tu. strettamente energia, non sono pianeti fisici. Quindi praticamente è solamente una rappresentazione energetica di un colpo. Non sono veramente dei pianeti che lui No, lancia. no, non sono pianeti fisici. Come Ho capito. tutti i colpi dei Gold Saint, sono strettamente gli effetti che noi vediamo a schermo, tipo i pianeti della Galaxy Explosion o le stelle della Stardust Revolution, sono strettamente rappresentazioni di cosmo che poi possono avere quella potenza equivalente. Lì è Kurumada che va a scegliere la rappresentazione. Nel caso di Gemini, lui specifica nel manga, in una frase a fondo pagina, questo colpo ha la potenza di una galassia. Però Non capito. lui non dice questo colpo è una galassia che ti viene lanciata addosso, specifica strettamente che intende perché potenza. Se Ah, ho poi capito. vuoi i conti più specifici, scusa, ma non mi occupo di astrofisica. Va bene. Faccio la terza domanda a Kevin. Dica pure. Abbiamo potuto vedere personaggi, cioè cavalieri che siano o gold o bronzo o silver, eccetera, eccetera, avere poteri psitici. Però i poteri psitici sono collegati comunque al loro segno, alle loro caratteristiche. Con Gemini noi vediamo. Vabbè, a parte il fantasma diabolico, poi vediamo comunque controllo della Il mente. demone dell'oscurità, non il fantasma diabolico. Quello è lo stesso colpo che ha Ikki. No, non è lo stesso No, colpo, non è lo stesso colpo. ha ragione il collega. Il demone Sono due dell'oscurità tecniche permette di diverse. controllare
il nemico impartendogli un ordine e lui lo deve rispettare fino alla sua esecuzione. Come fa con Gloria. Sì, okay. Mentre il colpo di Fenix penetra di più nella coscienza del bersaglio, costringendolo ad affrontare un trauma ben specifico o a ricordare qualcosa, come nel caso di Mime di Asgard. Ok, qui vediamo un controllo della mente, un attacco che controlla la mente. Poi vediamo comunque varie scene dove lui ha dei poteri psitici. Quello che dico io, dico, i poteri psitici li ha tipo Virgo. Perché? Perché ascende ad una concentrazione. I poteri psitici li vediamo con i Mur, la rete, che ascende tramite la concentrazione. Oppure li vediamo con... aspetta, Sterione, che è in grado di predire i movimenti dell'avversario. Quindi, praticamente, vediamo personaggi che vanno in concentrazione e sviluppano i loro poteri psitici. Gemini come fa ad avere poteri psitici? Perché bene o male i colpi di Gemini sono tanto distruttivi quanto dotati di una certa raffinatezza che permette di colpire a livello psichico grazie alla concentrazione che ha sviluppato nel suo addestramento di Cavaliere d'Oro. Infatti se noti ha creato un'illusione tanto vivida che ha fatto girare Pegasus e Sirio in giro per la terza casa fino a quando la sua concentrazione non è stata spezzata e quindi non ha più controllato neanche l'armatura grazie ad Andromeda e Fenix. Allora, esatto, piccola cosa, esatto, però c'è da dire domanda. Che... Scusa, Sfide. C'è da dire una cosa, però. Allora, l'illusione che è stata lanciata verso Pegaso e gli altri, principalmente c'è da contare che è un'illusione che è vivida ma è strettamente legata alla vista. Quindi, per quanto sia un colpo illusorio a lunghissima gittata, molto efficace, strettamente legato alla vista. Difatti, per quanto riguarda Seiya e Sirio, non è stata la mancanza di concentrazione a fermarlo, ma è stato letteralmente Sirio che, non avendo la vista, non percepiva l'illusione. Infatti, sono d'accordo con Dimitri. Sì. Nell'anime lo vedi proprio che anche Arles stesso si stupisce della fortuna che hanno avuto, mentre quanto riguarda Andromeda ha deciso di rimanere lì e ha spezzato, nonostante Fenix avesse spezzato la concentrazione del Gran Sacerdote. Ho detto una cavolata, vi chiedo scusa. Esatto. L'ennesima figuraccia. Quindi Arles, Saga, quel che sia, le illusioni che crea e anche il controllo dell'armatura sono tutte tecniche di Saga o di Arles? Perché c'è differenza tra i due personaggi, no? Sono tecniche, a parere mio, di Saga. Comunque lui vabbè, è... la domanda è sempre lui. Allora, principalmente vabbè, è che il concetto è molto incasinato. Principalmente le tecniche di Arles e Saga sono la stessa, sono le stesse. L'unica differenza tra i due è la personalità. Quindi la queste cose che potrebbe fare, la volontà che li controlla, le potrebbe fare. Questa cosa le potrebbe fare Saga, come le potrebbe fare anche Arles, come di fatto poi nella saga Hades le fa canon. Quindi sono proprio poteri legati al cosmo dei gemelli. Non è una questione proprio di chi lo lancia. Ah, tra l'altro, posso dire una cosa? Vai. Sulla saga Hades legata a canon. Vai. Che mi piace il fatto che Gemini si stupisce quando Canon gli menziona il labirinto di Gemini. Proprio lui che nella serie classica lo aveva creato e quindi sapeva di cosa era capace, anche se sotto l'influsso della personalità malvagia. Sì, ma tu devi contare che
Gemini non si aspettava di trovarsi il labirinto e non si aspettava che proprio Kanon stesse difendendo Atena usando i suoi stessi mezzi. Questa l'ha fatto anche un po' incavolare, dirla tutta, perché per lui gli sembrava uno scherzo che proprio quello che l'aveva condannato a sottostare alla personalità maligna ora difendesse la sua casa in vesti di cavaliere d'oro della dea Atena. Infatti una bella sorpresa per Saga, appunto come avete detto non si aspettava minimamente che Kanon fosse lì a difendere Atena, cioè la cosa più assurda che potesse immaginare. La domanda è questa, me la sono un attimo persa, non l'avevo scritta e me la sono persa, bellissimo. Chi è la domanda? Me la sono persa, va bene, ok, improvviso la domanda, non è un problema. Allora, nella scelta del cavaliere c'è un episodio, un momento in cui si può vedere? La scelta di quale cavaliere? Stiamo parlando di Gemini. Ah, allora, non viene vista l'investitura di Gemini a Cavaliere d'Oro nella serie classica. Poi non so se è stata fatta vedere in altre serie, per cui dovresti chiedere ai miei colleghi. No, l'investitura non è mai stata mostrata. È stata mostrata solo in Omega per Integra, che è stata investita prima di attaccare la città in cui si rifugiava Pallas. Quindi non si può vedere quando l'armatura di Gemini scarta Kanon per andare da Saga? No. No, non è una scena... Soprattutto perché di base è predestinazione, come ti ho detto la scorsa volta. Principalmente anche perché l'armatura di Gemini in ogni caso... Oh, scusa. No, vai. In ogni caso l'armatura di Gemini non sarebbe neanche... È stata nelle mire di Kanon perché tutti al Grande Tempio non sapevano dell'esistenza di Kanon, loro sapevano solo di Gemini, l'esistenza di Kanon era stata tenuta segreta. Ok, diciamo che questa è la domanda un po' di chiusura, cioè una delle domande di chiusura, perché ne ho due. Allora, okay. Come fa il lemure a prendere possesso del corpo? Cioè, spiego un attimo che significa la domanda. Come fa a prendere possesso? Ok, risiede dentro Saga. Saga ha la concentrazione, al carattere, allo spirito adatto per isolare l'influenza dell'ospite in certo senso. Cosa succede a Saga che gli fa perdere la cognizione ed abbandonarsi al lemure? Allora, da quello che si vede nel racconto dove viene visto il lemure, all'inizio i due gemelli, Saga e Kanon, sono trasportati al Grande Tempio quando sono nati, però assieme a loro compare pure un terzo fagotto, che è quello dove risiede il demone lemure, il quale dopo poco tempo inizia a prendere possesso del corpo di uno dei due gemelli, che alla fine si è rivelato quello di Saga, nonostante Doc avesse detto a Shin che poi l'avrebbe dovuto uccidere, ma Shin non se l'è sentita. Comunque poi Saga è sempre stato cosciente di questo suo lato oscuro, soltanto che ha avuto le forze per reprimerlo, almeno fino a quando il suo malumore, il suo malcontento non sono diventati talmente troppi che il demone ha potuto approfittare di questa falla nella sua mente e ne ha approfittato per prendere il controllo di Gemini. Ho detto bene, Dimitri e Afrodite? No, scusa, io mi sono distratto un secondo.
Secondo me sì, ha abbastanza senso quello che hai detto. Considera anche che questo lemure famoso è stato, non so se creato, richiamato comunque da una divinità, anche se minore, ma sempre una divinità, sorella di Thanatos e Hypnos. Quindi comunque viene, si impossessa di Saga bambino, quindi cresce con lui, ha tutto il tempo di plagiarlo internamente, fare quello che deve fare. Quindi secondo me era anche un po' complicato liberarsi. Infatti poi ci è voluto lo scettro di Atena per cacciarlo fuori. Quando viene sconfitto Arles, che viene colpito dallo scettro di Atena, si può vedere il lemure No, non, no, uscire? no, Nel no, non manga si sì. vede. Nel manga non si Viene vede. visto quando Saga è stato colpito dalla luce dello scudo di Atena, il demone è uscito. Ma solo nel manga, non nell'anime. Nel manga si vede questa cosa schifosa che esce e tutti dicono Aspetta, ma nel l'oscurità manga che quello Saga. classico, Sì, ma sì. nel manga classico, boh, nel manga Sì. classico, vabbè, a parte che più che lemure, essendo che lo vedi come oscurità, magari la gente lo percepisce come lo spirito malvagio. Sì, infatti era questo, secondo me. Poi il fatto del lemur è stato inventato dopo. Kurumada l'ha inventato molti anni dopo. Infatti questi piccoli manga che ha fatto, questi piccoli gaiden, hanno anche delle incongruenze con la storia classica, però vabbè, Kurumada è sempre Kurumada. No, vabbè, ma comunque finché opera scritta a Kurumada non è incongruenza, ma è retcon. Diciamo che ci poteva fare attenzione ad alcune cose, però va bene, Sì, dopo sono scrivi molto dopo 30 concordato. anni e passi. Passa. Un'altra domanda, sempre riferito a Gemini, ovviamente. Gemini, come personaggio, come cavaliere, un po' come raffigurazione, eccetera, eccetera, ha mai subito dei retcon? Cosa vuol dire retcon? Che sono negato in Gli è stata inglese. modificata la storia. Gli Esatto. è stata modificata la storia in qualche maniera per avanzarla. Portare più avanti Del la manga non mi trama. sembra. Allora io non sono un esperto del manga, ma. Un retcon continuo lo si può vedere in Dragon Ball con Beerus, quindi giusto per farvi capire. Saga, o almeno Arles, quel che sia, ha mai subito dei retcon per prolungare la storia? Ah, in Silent Hill No. sì. In Silent No, Hill ha cioè, scelto di a parte che tornare. sono... Perché come Ma personaggio... vabbè, Perché ma Silent Hill come è... personaggio... Vabbè. Come personaggio abbiamo visto che è molto complicato da sviluppare, da gestire, quindi molto probabilmente è stato varie volte retconnato. Ma no, nell'effettivo non ha subito mai un vero e proprio retcon. La cosa più retconnata, te l'ho detto, è stata giusto la cosa del lemure dentro la storia filler, ma a parte quello, non ha mai, Saint Seiya non ha mai subito dei retcon diretti alla storia. Può aver subito dei retcon per quanto concerne il power level. Perché comunque in termini di power level, Episode G retconna totalmente la potenza e la velocità dei Cavalieri d'Oro anche a livello base. Per farti un esempio, in Episode G, se non ricordo male, in caso Fish, correggimi, Shura di Capricorn sconfigge un dio minore, ma gli dei minori, essendo comunque dei, hanno il nono senso che richiede che la persona che lo ottiene o con cui la persona che si scontra sia centinaia di volte più forte di quello che dovrebbe essere un Cavaliere d'Oro stando alla saga classica. Per esempio, facciamo l'esempio di Hyoga. Thanatos dice a Hyoga che solo per congelarlo servirebbe un potere centinaia di volte molto più potente di quello che può produrre lo Zero Assoluto. E credo che sia così in effetti, però ti dico la verità, non mi ricordo molto Episode C, sono tanti anni che non lo leggo, quindi No, non vabbè, posso, purtroppo. per quello che riguarda quello detto da Thanatos,
È proprio storia classica. Sì, quello sì, quello sì. Assolutamente, quello sì. Quindi comunque il power level di Capricorn è stato retconnato al potere comunque di qualcuno che ha raggiunto il nono senso, e questa cosa qua si è ripercossa su qualsiasi cavaliere d'oro, perché comunque nonostante noi vediamo differenze varie, i cavalieri d'oro hanno comunque potenza perlomeno similare, per quanto sì, ok, ci sono Senti che sono più forti, tipo Saga è più forte in potenza, Virgo è più forte in tecniche specifiche, però è stato un totale retcon per il loro power level. Di fatto, al suo massimo potere, per quanto concerne lo scaling, in teoria Saga è considerato un personaggio a livello universal, senza contare poi la cosa delle Non armature proprio divine. universal, per il semplice motivo perché non può essere paragonata ad una divinità. Le divinità sono tipo Universal Plus o Multiversal. Thanatos Molto. e Hypnos sono. Ma infatti io parlo tramite. No, vabbè, ma per quanto concerne i Cavalieri d'Oro, sono stati retconnati tutti all'incirca a livello universal. Per quanto concerne Oddio. le armature divine, lì sono blandamente low No, multiversal ogni Cavaliere d'Oro. ti dico allora, se calcoliamo un po' i Cavalieri d'Oro sono tra il Galaxy e Galaxy Plus. Invece se vogliamo calcolare tipo Non dopo Gemini, episodio G. no, vabbè, io calcolo quella classici, episodi G non l'ho mai visto, quindi Ma episodi F. tu devi contare anche episodio G. Dopo episodio G con il retcon di potenza, tu ogni cavaliere d'oro è stato riclassificato con massimo potenziale a circa Universal o poco sotto. Perché comunque, essendo comunque ogni cavaliere di potenza similare, non c'è tutta sta differenza tra Ok, loro. però fino a Lost Canvas i gold sono praticamente galaxy multi-galaxy. Universal non ci arrivano, per semplice motivo perché? No, Perché c'è anche chi a arriva a parte Universal Regulus, come Regulus Player, vabbè, appunto. Regulus lo picchi Regulus è un fino a ridurlo una polpetta, torna più forte di prima, praticamente No, si può. ma falso Zenkai a parte, Regulus è proprio. Lui diventa parte stessa dell'universo nel momento in cui lui va a sconfiggere Radamante potenziato col sangue di Ade. Lui comunque finisce per diventare parte stessa dell'universo, e quindi lui diventa Universal automaticamente. Ma ci sono Saint che sono a potenze similari comunque a Regulus. Ok, dai, ultima domanda e poi andiamo in pensione. Gemini, almeno quello che stiamo vedendo, quindi quello della serie classica Saga, ha l'ottavo senso. Secondo me no. Allora, noi sappiamo una cosa importante per quanto concerne i Saint più forti. Noi, basandoci su Virgo, che è quello che ha sviluppato più di tutti i suoi poteri basati sul cosmo, Virgo aveva l'ottavo senso già all'età di 8 anni, ma comunque ogni Gold Saint aveva già concezione di quello che era l'ottavo senso all'arrivo al palazzo di Ade. L'unica differenza è che mentre i Bronze sono stati guidati da Libra Doco per l'attivazione, lei è loro, scusate, mi sto un attimo perdendo perché sto facendo più cose insieme. Loro praticamente, i Gold Saint erano già consci di dover attivare questo senso per poter combattere. L'unica cosa è che non si aspettavano quanto fosse fastidiosa la barriera di Ade, che di fatto riduceva il loro Infatti. cosmo a un decimo, eccetto per i bronzini, perché sono raccomandati e con l'armatura divina non subivano l'influsso. Quindi si potrebbe anche rapportare a ciò che dice Hades,
che ha il doppio cosmo perché? Perché lui ha la cognizione dell'ottavo senso. Può essere così? No, 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 non c'entra No, nulla. Allora, secondo no, me non c'entrano queste due cose. vabbè, ma anche come ti ho spiegato, il suo doppio senso è legato strettamente alle sue due personalità, che lui ha due personalità totalmente separate, e questo qua viene definito come doppio cosmo, perché ogni sua personalità ha un suo cosmo. Difatti, Arles, che è il lemure, e Saga sono due entità totalmente separate, con due cosmi totalmente separati l'uno dall'altro. Non Quindi, in hanno. certo L'unica senso, cosa che hanno in comune è il corpo. quando finisce l'energia di Arles, il Lemure prende energia da Saga. No, è il contrario al massimo. Allora, no, letteralmente, a parte che, vabbè, Arles non. Praticamente ha due serbatoi, diciamo. Sì, è come se avesse due Secondo me serbatoi, no. ma non può accedervi come vuole, perché comunque l'essere che detiene il controllo è l'essere che poi controlla il corpo stesso. Se Arles ha il controllo, il cosmo predominante è il cosmo malvagio. Se Saga prende il controllo, il cosmo predominante diventa quello positivo. Ma in sé non si possono intercambiare così facilmente, soprattutto perché le due personalità sono in costante scontro tra di loro. Secondo me è un po' diverso invece, se mi permettete, forse secondo me il Lemure più che altro ha un potere di controllo su Saga, poi il cosmo che si vede, non c'è cosmo malvagio oppure no, è sempre il cosmo molto potente, potentissimo di un Cavaliere d'Oro, siccome la personalità in quel momento è contaminata, possiamo dire, o inquinata, quello che volete, dal Lemure, allora può essere come se fosse un cosmo malvagio, ma in realtà il cosmo è sempre quello della persona stessa. Il Lemur, alla fine, se a parere mio, ha solo un potere di controllo, è il soggetto che controlla, però ovviamente ha una potenza con i controcoglioni, quindi. Non so, allora io per quanto concerne altri personaggi all'interno dell'opera, anche per la saga di Asgard, per i personaggi che sono puramente malvagi viene definito un cosmo scuro. E E secondo questo me è per qua è. questo, perché c'è questa influenza di questo lemure che in qualche modo lo fa, lo tinge, lo macchia, lo inquina, però Ma alla fine il questo cosmo è qua non quello di vale Saga. per. Vabbè, ma questo concetto. Non va a centrare solo per Saga, va a essere applicato anche ad altri saint fedeli ad altre divinità. Per esempio, quando viene incontrato Limandes, quando rivela la sua vera identità, il suo cosmo viene definito scuro, se io non ricordo male. Può essere che ricordo male, premetto, perché, come ho Non detto, mi sono anni che non lo ricordo. riguardo, appunto per quello. Ma sono No, abbastanza ma. sicuro che a molti nemici venga definito anche un cosmo scuro. O magari può essere un errore di doppiaggio che intendevano ostile. Esatto. Semplicemente per fare le differenze tra un Può cosmo, essere diciamo, definito anche buono. così. Esatto, sì, questo è secondo me, anche io sono convinto, perché alla fine il cavaliere di Atena, diciamo, è quello che è il cosmo buono, il nemico, che poi magari si rivela alla fine non essere cattivo, però è il nemico in quel momento, ha un cosmo scuro, ma è secondo me solo una questione di doppiaggio per far capire chi è il nemico e chi non lo è. Vabbè, perché sono abbastanza sicuro che con Ioria venga detto cosmo ostile. Però mi pare proprio che personaggi come Arles e come nemici puri venga definito cosmo oscuro. Mentre facendo un Sì, altro ma con esempio, il. per esempio di Mime, facendo un esempio invece come per esempio Mime, viene proprio definito anche da Andromeda che Mime non ha un cosmo oscuro. A parte che, vabbè, Andromeda è l'unico che percepisce così è profondamente una persona, sinceramente, sinceramente, per com'è il Sì. personaggio di Andromeda, lo ritengo un extra non necessario.
Andromeda è molto molto sensibile, questo sì. No, secondo me anche il fatto di Mime, come potrebbe essere per un Saga, è questione anche di sentimenti, di quello che all'interno prova. Alla fine Mime per tutto il tempo non prova forte malvagità, forte rancore. Poi diciamo che questa cosa viene dopo, quindi questo sentimento in qualche modo fa apparire, fa sentire magari questo cosmo in maniera più negativa. La stessa cosa un po' con Saga, quando il Lemure lo diciamo prende, riesce a prendere possesso. In qualche modo i sentimenti, tutto quello che Sagat ha dentro diventa più oscuro, di conseguenza quello che emana, come appunto il suo cosmo, che alla fine è se stesso in pratica, la sua energia, può essere definita oscura, ma è più una questione di doppiaggio a parere mio. Quindi potrebbe anche essere, è proprio una questione che bisognerebbe prendere il manga, possibilmente in giapponese, e vedere proprio come viene definito il cosmo dei vari personaggi. Ci vorrebbe rapire Kurumada, legarlo ad una sedia, mettergli il manga davanti e dire adesso ci spieghi tutto quello che vogliamo Adesso sapere. ci spieghi Da 40 anni e che cavolo passa. hai scritto. Esatto, ora ci stai qua finché non ci hai chiarito tutti i dubbi su Senseiya, che sono Posso tanti. esprimere anche il mio parere? Prego, vai. Yeah. Allora, per come la penso io, concordo con Afrodite, perché Saga non ha in sé un doppio cosmo quanto due entità che, a seconda di quale al sopravvento, ne modifica l'indole. Se Saga ad avere il controllo, allora il cosmo è buono e serve la giustizia, mentre se il Lemur a prendere il sopravvento lo contamina fino a farlo diventare oscuro e quindi a volgere i suoi colpi contro i protettori della dea Atena. Sai cos'è più che altro? Allora, da quello che ho capito io di questa cosa del lemure principalmente, poi correggetemi se sbaglio, questa cosa qua è stata fatta più che altro dalla Toei per dare un contesto ad Arles, Non dalla tua, giusto? hai. Stavolta è di No. Kuramada. No, questo qua è proprio spin-off a parte, scritto esplicitamente da Kurumada. Questo è di Kuramada. Non so, allora, per come la interpreto io potrebbe anche definirsi un doppio cosmo, perché se noi andiamo anche a vedere, per esempio, qua cito l'anime perché non ho voglia di sinceramente di recuperare il manga, ma quando loro stanno andando al grande tempio, la stessa Isabel definisce l'unico Saint che può avere due cosmi come quello di Gemini. Facendo un mega spoiler tra parentesi, però va bene. Però letteralmente definisce come prima definisce unico cavaliere, quando lei capisce che il grande sacerdote ha due facce, ossia quella misericordiosa descritta da Pegaso e quella stronza definita da tutti gli altri, lei arriva alla conclusione che il gran sacerdote in realtà sia Gemini, ma lei fa anche la definizione che proprio che sono due cosmi che anche due cosmi totalmente separati. No, più che altro si parla di indole o natura diversa, mentre il cosmo rimane lo stesso, perché non è come per Paradox che quando Gemini cambia personalità, allora il suo cosmo rinvigorisce, quindi è come se non fosse successo nulla. Gemini ha un cosmo solo e due nature differenti a guidarlo. Tra l'altro Allora. modificano un po' questo cosmo, è come se appunto lo trasformassero, lo inquinassero e poi questo inquinamento viene tolto di nuovo, viene aspirato quando Saga ritorna un po' in sé. Per questo, secondo me, lo dicono in questo modo. Vabbè, usando anche Paradox come linea guida e teorico, allora partiamo dal presupposto che Paradox è pazzo ed in culo, e su questo siamo tutti d'accordo, giusto? Che altro dire ninfomane? Sì, vabbè, ma più Quello che anche, ma altro quelli. Omega. Omega è una Scusate, merda, signora. appunto. No, no, Omega è Omega una Gemini. merda, siamo Vabbè, d'accordo. oddio, no, Tutti volevamo la seconda a me parte non di dispiace. Loskianovast. Ah, Cioè, vabbè, ma mettiamola quello così. indubbiamente. Volevamo, il pubblico voleva la seconda parte di Loskianovast. Di Omega non gliene è mai fregato una minchia a nessuno. Io rinuncerei all'istante a Omega se potessi avere il continuo dell'anime di Los Canvas. Però diciamo Guarda, che io è anche là, è solo per fuori. avere episodio G. Io anche solo per avere episodio G sarei contento uguale.
Quindi. bello, sarebbe fantastico, sì, questo è vero. No, comunque Omega in sé è tutta una storia completamente diversa. Cioè, Omega non penso che lo possiamo usare molto come paragone, perché in Omega ci sono i bambini che fanno la gita in montagna con lo zainetto e il primo premio è un'armatura d'argento. Ragazzi, cioè, io quando ho Ascoltami. sentito questa cosa, veramente mi Vi sono. faccio l'ultima domanda su sempre su Gemini. Vado. La curiosità è questa. Da dove viene l'emule? Secondo me è stato creato in qualche modo da Ker, questa divinità, sorella appunto di Thanatos e Hypnos, perché per creare zizzania dentro il santuario, quindi secondo me è stato creato da lei. È provata questa cosa o è solamente una deduzione? Ora, io nel mentre mi sto informando sulla Dea Care perché ti giuro che era la prima volta che la sentivo nominare in generico. No, vabbè, ma la Dea Allora, si sa Care che. non ci doveva essere, cioè No, ma lei è stata creata. è proprio per andare a vedere com'è legata nella mitologia greca. Ah, ok, mi sa che esiste forse nel mito. No, Comunque, no, esiste. Dea ok. Care o Kera. Comunque quel piccolo manga creato da Kurumada, che era alla fine, dice semplicemente che ha messo questo, inserito un po' strano, questo lemure, e quindi per creare insomma zizzania nel santuario per farlo crollare dal suo interno, non lo spiega che l'ha creato lei, però è come se fosse comunque parte di lei, è come se una parte del suo potere avesse creato questo coso schifoso, l'abbia messo dentro Saga. Secondo me la spiegazione è un po' più logica, però potrebbe anche esserci E qualcos'altro. lemure. Secondo me invece potrebbe semplicemente averlo evocato dagli inferi. Sì, anche. Lemure. Allora, signori, po se posso, piccolo trivia Dimmi, dimmi. per quanto riguarda Genico. Allora, nella mitologia, Ker era la dea che pensava al destino dei guerrieri o per della morte violenta, stando al mito originale. Per quanto figlia della Dea Nyx, quindi per quello sorella di Thanatos e Hypnos, cosa che non mi tornava, diciamo che è stata molto riadattata come personaggio in questo spin-off, che mi è stato citato. Eh sì, moltissimo, sì. Sì, letteralmente non si sa, letteralmente zero di questa dea, non se l'è mai inculata nessuno. Ovviamente è stata creata adesso per creare scompiglio nelle nostre menti. Vabbè, comunque è un bello scompiglio perché dà anche un senso in più. Cioè, a me piaceva anche la storia iniziale che i Cavalieri Gemelli erano maledetti e per questo loro finivano per impazzire e diventare armi a doppio taglio. A me piaceva sinceramente anche così come storia, però dare un contesto più preciso è quanto sì bello altrettanto. Comunque, Una informazione sì. maggiore sul lemure. Come essere il lemure può prendere controllo di qualsiasi cavaliere oppure è solo e prettamente per Gemini, essendo doppio, magari. No, no, Secondo me no. qualunque. Secondo me Aspetta, qualunque anche secondo me cavaliere. lo scopo ancora più di Hai Ker era capito? di prendere possesso Di di uno creare dei due le bambini. essendo proprio nata con lo scopo di creare scompiglio tra i Gold Saint, è proprio da non pensarci neanche. Letteralmente è stata creata per creare scompiglio tra le file dei vari Saint. Ho capito, Quindi infatti lei lo dice chiaramente può che è essere uno che abbia scelto scherzo. Gemini per un motivo, può aver scelto Gemini per un motivo, ma non c'è nessun motivo per cui non avrebbe potuto prendere, che so, un Libra, come non avrebbe potuto Beh, no, prendere Libra è uno esagerato, perché scudo. Libra era già 260enne all'epoca, Sì, quindi vabbè, avrebbe potuto sì. ma indipendentemente dal fatto che sia Doco, è proprio per dire, poteva essere chiunque, Sì, ma poteva essere infatti un è sì, io sono Gemini. d'accordo, ma Secondo me, il fatto dell'impossessarsi del corpo altrui, Lemure lo sfrutta meglio con i neonati in quanto non hanno
Già una propria difesa psichica a poterlo ostacolare. Infatti i Gemini Saga comunque e Scanon sono i primi che arrivano al santuario, cadono da questa specie di stella, quindi secondo me per questo l'ha messo lì Lemure, perché il primo Saint, e da lì poi poteva andare avanti tutta la situazione. Può essere. Ok. Immagina che se fosse stato Aldebaran ad arrivare per primo, in quel caso si poteva sconfiggere facilmente. Ok, siamo arrivati alla fine e quindi vi pongo questa domanda. Saga, vittima o carnefice? Per me vittima. Vittima. Vittima, vittima. Anche se abbiamo detto che dentro di lui c'è comunque l'oscurità, la malvagità, quindi automaticamente non dovrebbe essere anche carnefice. Cioè non è 100% no, vittima. Io basandomi sul lemore lo reputo vittima. Per me è semplicemente vittima, lui non ha una sua malvagità, il vero Saga l'hanno detto all'inizio, è buono come un dio, era amato, rispettato, non, è questo male che l'ha fatto diventare così, quindi puramente vittima. Quindi in un certo senso si potrebbe dire vittimo carnefice, vittima Saga, carnefice Canon. All'inizio sì. Poi Canon si redime, però all'inizio Canon è lo stronzo dei due. E brutalmente. Per dire che Canon si prende anche un bel tridente sulla schiena nel manga. Per non dire in un altro posto. Lì non bisogna essere volgari, eh. Infatti non l'ho detto, infatti non l'ho detto. Ma l'hai pensato, ti conosco bene. Ok. Però, la domanda che tutti vogliamo sapere è dalla parte delle punte o dalla parte della base del tridente? La parte delle punte. No, non è questa la domanda. Dimitri, no, la mia domanda è la domanda di Squid. No, io ho già risposto. Allora, indipendentemente che sia per la storia del lemure che è il retcon della storia, o che sia per la storia effettiva che era quella originale, o sia la maledizione che i Cavalieri dei Gemelli avessero un lato negativo, sarebbe comunque vittima, perché lui comunque non è, lui ha lottato tutta la vita contro questo suo lato malvagio, indipendentemente da tutto, quindi sarebbe stato una vittima, una vittima del potere, del potere che sia del lemure o che sia di questa maledizione. Concordo, sì. Ok, dai, siamo arrivati alla fine, abbiamo risposto un po' a tutte le domande possibili e immaginabili su Saga, abbiamo parlato di alcuni suoi aspetti, abbiamo ragionato su determinate scene e decisioni fatte dallo stesso Saga, in arte Arles, in arte. Arte Lemure. Molto in arte. Ok. Abbiamo pure parlato di misteriosi tridenti e i punti dove vanno messi. Proprio come ciliegina sulla torta. Non abbiamo parlato da che lato debbano entrare, però. Non l'ho detto. Dalle tre punte. Ah, è una madonna. Che dolore. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito e soprattutto per chi vedrà questo video e dirà: ah, ma Kevin è ancora lì? È ancora lì. Che ci possiamo fare? Tratto a tempo indeterminato. Io okay. Vi ringrazio, ragazzi, di avermi invitato, è stato divertentissimo. Grazie a te per aver partecipato. Abbiamo un commento giusto per il finale. Anfore di luce. Anfore di luce. Mi spavento questa cosa. Lo so. Okay. Non so cosa voglio dire, ma mi spavento. Non lo so, è un commento e l'ho voluto condividere con voi. Ok. L'anfora di luce mi ricorda l'anfora di Camus, però. Anfora di luce, aspetta. Anfora di luce. L'anfora di Camus? Sì, quando lancia il suo colpo principale, che tiene le mani in alto e spunta questa specie di anfora dorata. Ah, ok. Ah, sì, ok. Sì. L'anfora dell'acquario. Esatto, sì. Mi ricorda un po' questo, però di questo non so cosa dire. No, anfore di luce, aspetta, era l'inizio della sigla. Ah,
Oddio, io ti giuro, ho sempre sentito più che anfore, ho sempre sentito ancore di luce. Giuro, ma lei è un mistorecchio mio. No, quello dice anfore. Anfore di luce stringono nell'anima. Non era nell'anima. Tutta la voce del cosmo che ardere mi fa. Okay, non siamo qui per... Vabbè, non siamo qui a cantare. Basta, non siamo... Non siamo un programma canoro, basta. Non ci vuole sentire nessuno cantare. Ok, allora, dai. E qua... Siamo... E qua servita su un piatto d'argento, anche se non c'entra un cavolo con una cipa con Senseiya, mi verrebbe a dire, e dimmi, chi l'ha deciso? Senti, chi ha deciso che io non devo usare il tridente di Poseidone contro di te? Ok, dai. Perché userei la spada di Artoria su di te, non so quanto ti convenga, fa più male. Siamo in chiusura. Ho già ringraziato tutti coloro che ci hanno seguito, soprattutto per chi ci seguirà. Ringrazio i miei ospiti Fish. Grazie mille ancora per avermi invitato, ragazzi. Mi sono divertito davvero tanto, è stata una bellissima esperienza. Ringrazio Dimitri. Che la prossima volta porterà gli spiriti dello Tsukensei. I strati di spirito. E ringrazio il buon vecchio Kevin. Posso fare una battuta per chiudere la diretta? Questa che non è Great Horn. No, no. Dimmi. Te l'ho appena chiesto, posso fare una battuta? Sfide, dai, esiste il tasto, fai il tasto destro o kick, so che lo puoi fare, dai. Lo bandirei all'istante, ragazzi. Cioè, vabbè, no, bandire, gli si dà la possibilità La freddura che Kevin non ha saputo un po' spiegare, un po' raccontare questa. È presente la battuta di Batman? Sì, ok, certo. Però la freddura è così, la devi raccontare bene se la vuoi raccontare. La freddura è questa. Sapete perché Batman fa morire dal ridere? Ok. Perché ha sempre una battuta. Detto questo, mi suicido con la Bloody Rose. Dai, su, dopo questa brutta battuta che non la volevo fare, ma Kevin mi ha costretto. Sempre un piacere, compa. Ricordo a tutti coloro che vogliono seguire l'attività, possono trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Discord, di tutto e di più. Appena uscirà un altro social, saremo anche lì. Ok, ringrazio nuovamente tutti, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Oh, sayonara. Non credo quando è chiuso, eh.